mio canale di Twitch. Ragazzi, dopo un po' di tempo sono tornato. Qualcuno mi aveva chiesto: Marcello, non fai più live, non fai più video? No, ragazzi, li faccio, li faccio. Discorso che anch'io ho degli impegni nella vita reale. Comunque, a prescindere da tutto questo, entriamo nel vivo della live. Allora, ragazzi, io questi giorni qua, guardandomi un po' in giro così, ho scoperto questo gioco qua, Bus Simulator. Probabilmente c'è già qualcuno che lo sta portando, sicuramente c'è qualcuno che lo sta portando, però ho detto provo a portarlo anch'io perché magari ragazzi lo apprezzano, magari non lo so, ragazzi, io comunque provo a portarlo. A me piace un giochino simpatico, una simulazione di quello che si fa chi lavora nei bus, nelle linee, che prende i passeggeri, li porta a destinazione, si fanno i biglietti, insomma, tutto quello che circonda il mondo degli autisti, dei bus, delle linee private, perché non tutti sono bus, diciamo, dello Stato, ci sono anche le linee private e quant'altro. Allora, io cosa ho fatto, ragazzi? Ho fatto il discorso che, diciamo che l'ho comprato, io questo gioco qua l'ho preso domenica mattina, ecco, ho avuto un po' la cosa di girarlo, di vederlo un attimino, di capire un attimino come funziona, in quanto considerando anche che il gioco è spiegato in inglese, non so il perché, non chiedetemi come mai, però è spiegato in inglese, ci sono tutte le lingue tranne che l'italiano, però insomma è chiaro che con tutti i 1000 traduttori che abbiamo, sono riuscito un attimino a capire più o meno quello che c'è da fare, ecco così a occhio e croce, ragazzi. È chiaro che poi magari pian pianino devo un attimino anche vedere tutto il resto. Allora, mi sono portato un po' avanti, ho scelto la modalità facile perché il gioco è nuovo, è chiaro che non posso scegliere subito e partire con la modalità difficile non conoscendolo. Considerando soprattutto che è spiegato in inglese, ragazzi, perdonatemi, magari voi, per voi non è un problema, però per me sì. Parlare zero, capirlo un pochettino mi arrangio, però insomma è chiaro che ci vuole un po' di pazienza. Allora andiamo a vedere, intanto qua siamo nella mappa che dovremmo andare a fare e qui mi dice in alto a destra della nostra mappa ci sono le, diciamo, i percorsi che dovremmo fare, che possiamo scegliere. Io adesso volevo provare a fare, vediamo un po' cosa ci paga di più. Qui ci danno 12 minuti e 58, qui 5 minuti, qui 5 minuti. Io farei questa, ragazzi, farei questa. Ciao Fabio, ciao ragazzo, benvenuto anche a te. Guarda, sono appena partito e oggi ho portato un gioco nuovo, non so se lo conosci, si tratta di Bus Simulator. È una simulazione del lavoro del bus, gli autisti che portano in giro i passeggeri da una tratta all'altra. Insomma, adesso andremo a vederlo piano piano. Sto scegliendo la missione da fare, il tragitto da fare. Vediamo un attimino. Questa dunque parrebbe 17. Sì, lo conosci. Ok, perfetto. Mi sembrava. Guarda, io l'ho acquistato, Fabio, credimi, l'ho acquistato domenica mattina perché sono riuscito a caricare la tessera. L'ho acquistato domenica mattina, l'ho provato un attimino e oggi sono qua a fare la live. Il gioco è spiegato in inglese, dunque mi sono un po' dovuto arrangiare con traduttori, tutte quelle robe lì. Però, insomma, pian pianino sto cercando di capire come funziona. Allora, vediamo un attimino. Io scelgo di fare questa tratta qua. Le diamo l'ok. Qua ci dice il giorno più o meno. Il pullman. Abbiamo un Citaro K della Mercedes, ragazzi. Che se non sbaglio parliamo di 28 posti. Setas, sì, sono 28 posti. Il pullman è lungo 10,6 m. Penso che sia largo 2,5 m e alto 3 metri, pesa sulle 10 tonnellate, insomma, dai, un bel pulmino all'inizio per iniziare. Allora, vediamo un attimino, io volevo mettere dei note. No, proviamo a mettere la notte, vediamo un po' la notte cosa succede, ragazzi. Allora, vado a dargli l'ok. Aspettiamola, eccoci qua, ci siamo già dentro, ragazzi. Eccoci qua, siamo a bordo del nostro Mercedes, ragazzi. Adesso dovremo andare a metterlo in moto. Vediamo se ci riesco. Sarà già in moto?
No, allora devo provare un attimino, ragazzi, un attimo di pazienza. Eccolo qua il nostro Savvidio. Ciao Save, benvenuto anche a te, grazie per la compagnia. Ah, ok, perfetto, Guarda, io sono partito adesso, in questo momento sto iniziando a fare la corsa con il pullman. Vediamo un attimino perché il gioco è nuovo, tra l'altro spiegato anche in inglese, capirai. Però vediamo un po', voglio provare. Eccolo qua, sono riuscito a metterlo in moto, ragazzi. Sì, perfetto, è in moto. Allora, dunque, accendiamo prima le luci, raga. Accendiamo un po' le luci, vediamo un po'. No, così l'ho spenta. Ok, accendiamo anche questa. Perfetto, le abbiamo accese anche fuori. Il freno è mollato, io direi che possiamo andare a cominciare a caricare le prime persone. Perciò andiamo avanti, mettiamo freccia perché ci dobbiamo fermare qua sull'area di servizio. Ragazzi, vedete che ci sono già le persone. Ok, piano piano, Perfetto. Allora, apriamo le porte e incominciamo a far entrare i nostri passeggeri, ragazzi. Ah, questo vuole il biglietto, ragazzi, dobbiamo farlo il biglietto. Un attimino, allora, dice single, vabbè, regolare. Quanti cane vuole uno? Perfetto. Ok, gli diamo il resto. Thanks. Ok, Hello. questo è entrato, ragazzi. Ecco qua, perfetto. Allora, i passeggeri ce li abbiamo, ragazzi. Adesso chiudiamo le nostre porte. Però ragazzi, siccome c'è qualche furbetto che entra con l'abbonamento o biglietto scaduto, il vostro Marcellino si fa un giretto a vedere. Scendiamo un attimino dal posto di guida e incominciamo a controllare i ticket. Oh, here you go. Ok, lei è a posto. Vediamo Here you go. questo. Questo è a posto lo stesso. Sure. Perfetto, questi sono a posto, ragazzi, si può partire allora. Ritorniamo al posto di guida. Ok, tiriamo via la freccia per uscire, tiriamo un po' sulla visuale e si parte, ragazzi. Allora, premetto che il gioco io lo conosco appena, ragazzi, l'ho comprato, Just come ho got detto tips. all'inizio live, l'ho What is comprato domenica, Angelo's l'ho preso favorite domenica. snack? A banana. Sì, certo, vicino a me anche, ci mancherebbe, Save, vicino a me. Ecco che già mi chiamano una suonata, però dobbiamo arrivare pian pianino, ragazzi. Allora, in città non possiamo superare il limite di 50 km orari, eh? Andiamo belli tranquilli, ragazzi. Vediamo un attimino. Poi magari vediamo un attimino se riesco a comprare anche qualche altro pullman, perché possiamo comprare anche altri pullman. Allora, qua abbiamo un dosso, rallentiamo se non facciamo danni al pullman. Ok, perfetto, è passato. Adesso dobbiamo fare piano piano la curva. Ok, andiamo un po' tranquilli, ragazzi. Poi una volta che ci prendo la mano, magari andremo anche un po' più spediti, però insomma, adesso è tutto nuovo per me, ragazzi, è tutto nuovo. Allora, qui mi sa che ci dobbiamo rifermare, vediamo un po'. Sì, mettiamo la nostra freccia. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati, raga. Boh, apriamo le porte. That's what I call food Andiamo un service. po'. Chi viene su? Ah no, questi scendono. See ya. Bye. Goodbye. Ah, scendono questi e One left. salgono altri. Ok, questo vuole già il biglietto. Dunque, vediamo un po'. Single, senor, sì, ok, to 1. Ok, ti diamo il resto. No, oggi no.
Sabe, no? Perché lo sto appena conoscendo, voglio vedere un attimino com'è. Poi le prossime puntate le farò col volante, sì sì. Oggi però no, non lo sto portando col volante. Ok, perfetto. Penso di aver finito. Chiudiamo un attimino la porta e facciamo il solito controllo, perché qualche furbetto se la tenta senza il biglietto o con l'abbonamento scaduto. Questo è a posto. Perfetto. È a posto anche questo, dietro non c'è nessuno. Possiamo andare. Possiamo andare, raga. Torniamo qua. Ok. Allora, buttiamo freccia da questa parte. Intanto vedete nello specchietto la macchina si ferma per farci uscire. Perfetto. Ok, che si fa, raga? Adesso dovremmo girare sulla destra, ragazzi. Sulla destra. Ci dobbiamo un attimino allargare, pian pianino. Senza andare a sbattere da nessuna parte. Ok, perfetto, via che si va. No, il volante, eccoci qua, questo è un DOS, andiamo piano, perché se pesto col pullman mi mette il danno, eh. Devo andare piano per quello. Il volante, salve, ancora no, lo sto usando adesso, lo sto appena scoprendo il gioco. Allora, qua io devo girare sulla sinistra. Perfetto. Però penso il secondo, terza puntata di portarlo col volante. Your lights are off. Ok, tranquillo, salve. Tranquillo, buona cena. Dai, ci sentiamo dopo. Vai tranquillo. Allora, nel frattempo, adesso non so dove stiamo andando. Non è che io sono passato dritto da qualche parte, no? Speriamo di no, ragazzi. No, ci dovrebbe essere un'altra fermata. Ecco un altro dosso. Allentiamo. Vedi? Se io ci vado un po' lanciato, rischiamo di danneggiare il nostro pullman. Why? You're not in on any of the fun. At best you're some random NPC. Allora, intanto continuiamo con il nostro tragitto, dovremo arrivare in un'altra area di servizio per i nostri pedoni. Vediamo un attimo. Eccoci qua. Dovrebbe essere questa, ragazzi. Io mi fermo. Perfetto, eccoci qua. Ok. Apriamo le nostre porte. Apriamole tutti e due, va? E vediamo chi entra. Tanto uno è già entrato. Due, tutti dalla centrale sono entrati. Però io vi vengo a controllare ugualmente. Non entra più nessuno? Perfetto. Allora io direi che si possono chiudere le porte. Ok, ha chiuso tutto, andiamo a vedere se qualcuno ha fatto il furbo. Hold on. Here you go. Ok, questo ce l'ha. Here's the ticket. Questo ce l'ha, perfetto. I already showed you my ticket. Anche lui è perfetto, ragazzi, tutti bravi, tutti onesti. Of course, here you go. Tutti onesti. Niente da fare, ragazzi, tutti onesti. Ok, dai. Ci prendiamo il nostro bus. Tanto la macchina si ferma perché abbiamo tirato fuori la freccia e ci rimettiamo in strada, ragazzi. Pian pianino alziamo un po' la visuale, non troppo. Ok, possiamo andare, raga. Ragazzi, è chiaro che oggi vado un attimino tranquillo perché, ripeto, per me personalmente, io parlo per me, il gioco è nuovo, ancora non lo conosco bene e sto cercando di capire come si svolge, dov'è che potrei andare a sbagliare. Andiamo un attimino tranquilli, poi magari tanto ci stanno superando. Perfetto. Poi magari più avanti nelle prossime puntate andremo anche un attimino più lanciati, ragazzi. Poi è chiaro, insomma, col pullman non si compra per fare le gare, dai. Allora, qui dovremmo avere un'altra fermata
Vediamo un attimino. You should turn your lights on. Vediamo se... Eccola qua, mettiamo freccia. Ecco il signor Parzival che è venuto a trovarci. Ciao Parzival. Ciao amico mio, come va? Tutto bene? Allora, apriamo le porte, facciamo entrare i nostri passeggeri. Eccoci qua. Potevi fare anche il cavaliere, far passare prima la signorina comunque. Ah, questa vuole il biglietto. Allora, andiamo a fare il biglietto. Dunque, ci dice dei... Ok, regolare. Ne vuole uno, perfetto. Ok, gli diamo il resto. Thank you. Prego, a lei. A posto? Boh, sono tutti seduti. Io chiudo la porta e facciamo il nostro controllo, ragazzi. Andiamo a fare il nostro controllo, perché mi è capitato di beccare qualche furbetto che non paga. Dunque, hold on. Here. Ok. Here you go. Sì, tutto bene, pazzo, va dai, sono venuto oggi, sono finalmente tornato a fare le live con un nuovo gioco, probabilmente tu lo conosci già, sto portando Bus Simulator per provare qualcosa un po' di diverso, dai. Andiamo a controllare. Questo ce l'ha, è a posto. Ah, ok, perfetto, lo conosci. Guarda, l'ho preso domenica, sono uscito a caricare la scheda e l'ho tirato giù. Biglietto, grazie. How often do you want to see it? Ok, tu sei a posto. Ecco Giuseppe, ciao Giuseppe, benvenuto. No. Ecco qua, beccato, ragazzi, l'abbiamo beccato, 120 euro, guardate qua. Beccato col biglietto scaduto, Ciccio, volevi fare il furbo. Here you go. Hai visto che uno l'abbiamo beccato? How often do you want to see it? Questo è a posto. Perfetto, li abbiamo controllati tutti. Ok, torniamo via. Il grande Giuseppe è passato a trovarci stasera. Grande ragazzi, grazie di cuore. Allora, buttiamo la freccia e andiamo avanti per la nostra strada, ragazzi. Col nostro Cairo Mercedes. Pullman della Mercedes, ragazzi. Non male, non male, dai. Andiamo ad andare avanti. You know, Kitty caught a fish. Pian pianino. Aren't cats afraid of one? Yeah. Well, she hardly got wet. She was just lying there on top of the aquarium. Allora, aspetta che Parzival, aspetta un attimo, ho mi pianto da qualche parte. Sono contento di venirti a trovare, sei davvero bravo a fare le live. Mi arrangio, dai. Truck driver, perfetto, grande. A proposito, aspetta che mi fermo. A proposito di truck driver, c'è un aggiornamento in vista, ragazzi, vi avviso. C'è un aggiornamento in vista per truck driver. Ok, perfetto, siamo arrivati. Vediamo se passa qualcuno qua, se sale qualcuno. Questi scendono e gli altri salgono, ragazzi, mamma mia, un via vai di gente oggi. Bye. Allora, questo sale, questo sale. Biglietto niente, faccio io i biglietti e voi entrate pure. Niente, nessuno che fa i biglietti. Ok, ragazzi, andiamo a farci il solito controllo, vediamo se ci abbiamo, vediamo se ci abbiamo i furbetti. Allora, vediamo un po'. Here you go. Questo è a posto. Questi sono due gemelli, ragazzi, ho beccato anche i gemelli. No. Eccolo qua, eccolo qua. Volevi passare dritto. Ma figura, signorina, tranquilla. Questo che dice? Ah, here you go. No, a posto. Tu solo soletto? No, a posto anche lui. Ragazzi, già secondo che becchiamo, eh? Hai capito? Hai capito? Che furboni. Ok, dai che usciamo. Andiamo avanti, perfetto. Mi sa che io devo girare, vediamo un po', piano, piano. Sa che devo girare qua, ragazzi. Se non sbaglio, vediamo un po'.
Teoria. Che è successo? Ui. Ah, così, all'improvviso. Vabbè. Questo gioco è bello e molti sai che lo usate. Sì, immagino, ma infatti lo voglio provare anche in molti. Però mi dice, io non riesco a capire. Dunque, la mappa mi dice di girare. Rigiriamo qua allora. Vediamo un po', proviamo a rigirare qua, ragazzi. Sì, infatti, vedi. Col Volpi ce la fai più la collaborazione infine. Ok, siamo arrivati. Eccoci qua, ragazzi. Però non so se sale qualcuno qua, eh. Vediamo un po' se riusciamo a far salire qualcuno, scende qualcuno. Eccoci qua. Vediamo. One ticket, please. Ah, questo vuole il ticket. Arrivo, dica a te, Marce. Allora, con Volpi ce la fai più la collaborazione infine? Ah, sì, no, la facciamo, abbiamo preparato già una mappa. No, la facciamo, dobbiamo solo decidere il giorno. No, tranquillo, la facciamo. Allora, dunque, Luz mi dice... Ok, regolare, quantità 1, perfetto. Allora, ti devo rendere... Thanks. Perfetto, questo è a posto. Penso che sia... Ci siete tutti? Ok, perfetto, si possono chiudere le porte. Però il controllo lo faccio sempre, sono peggio di un Doberman. You saw my ticket already? No, questa l'abbiamo già vista, ragazzi, dai. Where is it? Questa è a posto. Questa è a posto. How often do you want to see it? Questi sono sempre. You vediamo saw un my po'. Ticket already. Oh, here. Yes. Tutti a posto. Tutti a posto, si può andare, raga, si può andare. No, la collaborazione con Volpi la facciamo. Abbiamo già scelto una mappa, ci stiamo organizzando. Dobbiamo scegliere solo il giorno come partire in live. Un giorno della settimana. Adesso vediamo un attimino. Allora, via che si parte. Sorry, would you open the door again, please? Sì, speriamo, dai, speriamo che venga davvero fuori una bella cosa. Io qua devo girare. Penso di sì. Speriamo. Allora, io mi giro da questa parte. Via, sulla sinistra, ragazzi. Eccoci qua. Adesso aumentiamo un attimino. Non tanto, perché sennò andiamo a rischiare la multa. Poi in base ai soldini che abbiamo vediamo se riesco a comprare qualche altro pullman, ragazzi, eh? Vediamo un attimino. Allora, io ogni tanto devo dare un occhio al Tonton, il nostro famoso Tonton. Eccoci qua. Qua mi sa che devo girare sulla destra. Mettiamo la freccia. Fermati all'incrocio, così vediamo se arrivano macchine. Eccolo qua. Lanciato a 200, via, si può girare, raga. Ci allarghiamo un attimino, vai così, ok. Perfetto, ragazzi, dai che ci siamo quasi. Diamo un attimino la visuale. 43 km orari, piano piano. Dunque, adesso io devo rigirare qua, sulla sinistra. Ci allarghiamo un pelino. Via, ok, perfetto, ragazzi, perfetto. Ecco qua un dosso, rallentiamo un attimo. Eccoci qua, perfetto. Dunque, ci dovrebbe essere una aia, mi sa che ho scannato strada. Mi sa che ho cannato strada, ragazzi. Sì. Allora, qua adesso dove giriamo? Sawmill, right? Sure. Vediamo un po' dove ci fa girare qua.
Giriamo verso giù, intanto vediamo se ci sono macchine. No, 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 no. Ci dice di andare verso su. Allora, proviamo. Qui macchine, no, sta arrivando una macchina. Aspetta un attimo. Proviamo a uscire? No, io ho sbagliato strada. Vabbè, facciamo il giro, dai, facciamo il giro. Ho sbagliato strada, ragazzi. Devo fare il giro del caseggiato perché ho piannato la strada. Facciamo il giro del caseggiato e pace e ame. Ecco un altro dosso. Pian pianino. Devo girare qua? Sì. Allora, mi dice di girare qua. Ok, perfetto. Dai che forse la ritroviamo. Pian pianino la ritroviamo, ragazzi. Capita, ragazzi, il gioco è nuovo. Basta un attimo per sbagliare, eh. Pian pianino. Poi è chiaro che magari nelle puntate precedenti, nelle puntate prossime andremo un attimino più tranquilli. Ok, qua ci fermiamo un attimo. Io mi sa che devo girare verso su, però destra, verso destra. No, ho sbagliato ancora. Allora, allora, se io vado dritto qua, poi dobbiamo girare sulla sinistra. Dai che ci arriviamo, ragazzi, pian pianino ci arriviamo. Ok, devo girare qua. Ok. Eccoci qua, dai. Insomma, pian pianino, dai. Dai che siamo arrivati, state calmi, mi sa che stanno brontolando anche i passeggeri, ragazzi. Ci dovremmo essere più o meno, adesso vediamo. Ho sbagliato ancora? No, non ci credo. Ho sbagliato ancora, ragazzi. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Allora, aren't cats afraid of water? Yeah, she hardly got wet. She was just lying there on top of the aquarium. Allora, dove mi dice di girare? Sì. Giriamo qua. Ok, sto girando in tondo. Sto girando in tondo. Prima o poi passerai al PC. Insomma, ci vorrebbe. Dovevi girare a destra. Sì, in effetti sì. Ho sbagliato. Vabbè, la riprendiamo, dai. Allora, rigiriamo qua. Tu non venirmi addosso, stai calmo. Eccoci qua. Allora, vediamo di non sbagliare anche questa volta. Devo girare qua. In teoria dovrei girare qua io. Pian pianino. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Questo. Ecco che è arrivato il nostro Save. Ciao Save, bentornato. Eccoci qua che siamo arrivati, ragazzi. Allora, vediamo chi deve scendere. Faster, I have an appointment. Saranno tutti arrabbiati, ragazzi. Li ho portati a fare un giretto in più, vabbè, ci sta, dai. Non scesi tutti? Ok, mi sa che... Sì, infatti. Allora, andiamo a vedere, perché mi sa che mi hanno lasciato qualche regalino. Andiamo a vedere un po'. Ecco qua, ragazzi. Ok, dobbiamo portare il Puma, se prendo anche... Sì, volentieri, dai, facciamo multiplayer. Ma sai quanto ci divertiamo? Allora, devo chiudere le porte. Devo chiudere anche l'altra.
Ok, perfetto ragazzi. Andiamo a portarlo in garage. Via. Così vediamo se abbiamo fatto un po' di soldini, eh. Allora. Vabbè, qua andiamo sempre dritti. Presumo. Piano, piano il dosso, piano il dosso, che spacchiamo tutto, piano. Ok, perfetto. Dai che ci sta, raga, siamo quasi arrivati al garage, eh? Vedo già delle frecce bianche. Eccoci qua. Allora, intanto mettiamo freccia. Entriamo dentro. Andiamo nel garage, dunque. Pian pianino. Intanto si apre la nostra Claire. Ma infatti adesso arriva. Dove mi sono piantato? Poi pian pianino. Che è successo? Si è spento? No, non ci credo. Che succede? Oh. Ok, partito di nuovo, ragazzi. Sì, ma Track and Drive stanno portando un bel aggiornamento, ragazzi. Ho visto qualcosa su internet, fra un po' arriverà un bel aggiornamento. Intanto parcheggiamo il nostro pulmone in garage. Ok, mettiamo il freno. Eccoci qua. Allora, cominciamo a spegnere un po' di luci. Perfetto. Allora, spegniamo anche il nostro... Non ne ho idea. C'è un aggiornamento... Aspetta, perché... Fammi spegnere un attimo. Ok, perfetto, l'abbiamo spento, dai. Allora, devo scendere. Perfetto, andiamo giù. Eccoci qua, ragazzi. Adesso dovrei... Eccoci qua, ci dà la missione adesso, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Ah, però. La Madonna, congratulations. Vabbè, nuovo colore. Ok. Abbiamo fatto... però non male. Allora, io adesso volevo andare, ragazzi, a vedere se posso acquistare un nuovo pullman, perché con i soldini che abbiamo ce la dovremmo fare. Secondo me compri Eurotrack Simulator. Il problema, Parzival, io lo comprerei molto volentieri, l'avrei già comprato se ero un possessore di PC, sì. Volentieri, perché sono i giochi che a me appassionano tantissimo. Io ho preso Track Driver perché con la console è l'unica cosa che possiamo portare, come questo qua, Bus Simulator. Se un domani decido di farmi il PC, magari posso pensare anche a prendermi, sicuramente penserò a prendermi Track Driver e Eurotrack, scusami. Sarebbe bellissimo, guarda, veramente. Allora, intanto andiamo a vedere un po' i pullman. Noi avevamo il Citaro K della Mercedes. Ah, ok. sì, è vero. Allora, io volevo vedere... Intanto andiamo sullo shopping. No. Torniamo indietro, sì. Allora, come si va là? Ecco, io questo volevo... No, 120. Andiamo avanti. Questo qua volevo comprare, ragazzi. Questo.
L'ho già comprato? Non penso. Sì. Sì, l'ho già comprato, ragazzi, l'ho già comprato. Perché mi sono rimasti, avevo 190 e qualcosa, mi sono rimasti 28.000 euro. Allora, andiamo a vedere un po' cosa... Dunque, proviamo a scegliere un'altra destinazione. Eurotrack è bello, sì, è tanto bello, Pulse, ma Eurotrack è veramente una figata come gioco. Sì, se mi faccio il PC, sì, volentieri, volentieri. E beh, col PC c'è più scelta, puoi fare un po' più quello che vuoi rispetto alle console. Allora, io volevo vedere se ci davano, no, però io volevo l'altro pullman. Come posso fare per andare, Urca, ci sono... immagino, eh beh, certo, sul PC sì. Allora, aspetta un attimo, perché io volevo andare a prendere... Allora, usciamo un attimo da qua. Ok, no? Ok. Perfetto. Dunque l'abbiamo selezionato, dovrebbe essere questo. Adesso torniamo indietro e andiamo a farci un'altra missione. Questa volta prendiamo questa, dai. Ecco qua, sì, ok, il nostro pullman, il nuovo che abbiamo comprato. Questo lo usiamo di giorno, ragazzi. Non vorrei fare dei casini, l'ho appena acquistato. Grosso, grande, grosso, scusami, grosso, ti ho visto adesso. Perdonami, grosso, ti ho visto adesso. Ciao, amico mio, ciao, bello. Allora, questo è il pullman nuovo, mamma mia, raga, è che... E questo per accenderlo? Ah, sempre la solita storia. Ok, l'abbiamo acceso, ragazzi, sono riuscito a accenderlo. Mamma, i pulsanti qua. Mi viene da più, vediamo un po'. Ah, sì, sono questi. Mamma, non si vede niente qua, raga, non si vede niente. Allora, aspetta. Ok, proviamo. Dunque, perché c'è il triangolo? Ciao, questo gioco è tutto in inglese, non riesco a capire. Sì, hai ragione, grosso, hai ragione. Mamma, questo è grandissimo, ragazzi, sto pullman è enorme. No, vabbè, c'ho anche il disabile. Aia, qua la vedo dura, ragazzi, qua la vedo molto dura. Allora, aspettate un attimo. Dunque, tiriamo pure la pedana. Ok, la pedana l'ho tirata fuori. Adesso devo aprire le porte, raga. Eccoci qua. Dai, che stanno salendo tutti, raga. Ah, questa vuole il coso, perfetto. Adesso te lo faccio, Dunque. Ok, sì. Ne vuole tre. Perfetto, questo è fatto. Ci siamo? Siete tutti a bordo? Via. Allora, chiudiamo le porte, raga. Ok, io però devo uscire. Andiamo a controllare i biglietti come sempre, raga, perché io non mi fido di nessuno. Questo è a posto. Here you go. Questo ce l'ha. I thought I had one. Ecco, uno beccato senza biglietto. Scaduto, Ciccio, lo devi fare nuovo. Ok, questo che dice? Questo è a posto. Mamma mia, grandissimo sto pullman, ragazzi. È enorme.
È enorme sto pullman, ragazzi. Ok. Non riesco a capire perché c'è il triangolo. Vediamo se riesco a toglierlo, ragazzi. No. Luci, forse. Vediamo un po'. Eccolo qua, questo. Sì, sono riuscito a toglierlo, ragazzi. Perfetto. Mettiamo freccia, così usciamo. Che succede? Perché non va? C'è il freno? Vediamo un po'. Forse adesso si può passare? No. Allora è spento. Si è spento allora. Vediamo se va. No, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Non riesco a capire perché si è spento. Vediamo. No. Ragazzi, mi si è spento, non riesco a capire il perché. Allora, che succede, scusa? Le porte sono chiuse. Andiamo a vedere, ragazzi, qualche problema. No. Le porte sono chiuse. Non riesco a capire perché non mi parte, scusa. Allora, vediamo un po'. Riproviamo. Cioè, io devo andare in giro... Allora, scusa un attimo, eh. Cioè, io devo andare in giro col triangolo, fammi capire. Non ho capito questa cosa, ragazzi, veramente. Niente. Non parte, raga, non parte. Non riesco a farlo partire, ragazzi. Perché non riesco a farlo partire? Che succede? I'm still not sure if I wouldn't be faster, but... Allora, proviamo. No. Non riesco a capire perché non mi parte, raga. Allora, intanto, vabbè, triangolo non penso che c'entri niente. Pazzesco, raga. No. Ragazzi, non riesco a capire perché non mi parte. Non ho idea. Proviamo a richiudere, a riaprire le porte. Andiamo un attimino, magari le richiudo, ma non penso che possa. Ok. Proviamo a vedere se parte adesso. No, ragazzi, non c'è niente da fare, non riesco a farlo partire. Non riesco a farlo partire, non so cosa è successo. Allora. No. Proviamo da qua.
Eppure questa è la chiave, dovrebbe... Niente da fare, ragazzi. Niente da fare. Mi dispiace. Partito? No, quello è il freno, non penso che c'entri niente. Solo le belle. Il gioco nuovo, ragazzi. Hai ragione a arrabbiarti, nonno, che ci posso fare? Niente, ragazzi, non riesco a farlo partire. Non so cosa è successo. You're coming to the party at the old sawmill, right? Sure thing. Pazzesco, raga, pazzesco, non riesco a farlo partire. Boh. Siamo rimasti. Boh. Ah, triangolo, niente. Boh. Niente da fare, ragazzi. I had such a wonderful day. Non riesco a capire perché non va avanti, ragazzi, veramente. No, così c'è il freno di parcheggio. Così è tolto via, però non niente, non riesco a andare, ragazzi. Non riesco a andare. Allora, vediamo. Niente da fa. Non si parte. Vabbè, che devo fa? Così lo spengo. Pazzesco, raga, niente da fa. Che devo fa? Che dobbiamo fare adesso? Allora, vediamo un po' se riesco. Ci ho riportato qua. Non riesco a farlo partire, ragazzi, non so cosa è successo, ma veramente non riesco a capire veramente cosa è successo. Boh. Di nuovo me le ha aperte. Perché mi ha aperto le porte? Oh.
Niente, o si è bagato, ragazzi, perché schiaccio la chiave e mi apre le porte. No, vabbè, fa niente, ragazzi, capita. Vedete, se schiaccio la chiave, niente, si aprono le porte con la chiave, pensa un po'. Guarda qua, schiaccio la chiave e mi si aprono le porte, non so il perché, ragazzi. Probabilmente si è bagato qualcosa, non ho idea. Peccato, stavamo andando bene e purtroppo succedono queste cose. Niente, vabbè, facciamo così. Dunque, io volevo... Vediamo se riusciamo a cambiare il pullman, magari. No, mi porta sempre su questo, non riesco a capire come mai. Niente da fare, ragazzi, niente da fare. Allora, resume, start. Schiaccio tutti i tasti. Allora, no, io volevo provare a abbandonare il coso, se riuscivo, ma vedo che non me lo fa fare. Allora, vediamo un po' se... No, qua mi porta di nuovo nel coso, vediamo un po'. Allora, qua, niente, andiamo qua, vediamo un po', ok, mi sa che siamo usciti, ragazzi, mi sa che siamo usciti, però a sto punto io vado a prendermi l'altro pullman perché non riesco a capire il perché mi ha fatto sto problema. Riproviamo, dai, riproviamo e vediamo un attimino, ragazzi. Vediamo un po' cosa succede. Proviamo a fare... proviamo a fare questa. No, allora, torniamo indietro, proviamo così. Ok, proviamo a vedere, ragazzi, se me lo fa fare... Ok, è acceso adesso, Speriamo di non farlo spegnere. Se no, ragazzi, se vedo che si spegne anche adesso, molliamo, dai. Ok, facciamo entrare la gente. Questo vuole un biglietto, allora. Wick, ok, student, quantità 1, via. Ok, ti devo dare 6 euro di... Sì? Thank you. I need a, a te. Questo, vabbè, anche lui vuole biglietto. Senor, ok, quantità 2, via. A posto. Minchia, tutti i biglietti. No, vabbè, tutti i biglietti no, però, ragazzi. Allora, single, studente, ok, ne vuoi uno, perfetto. Vai. Tu no? Meno male, ce l'abbiamo fatta. Ok, chiudo le porte, spero che non mi si spenga. Spero che non mi si spenga. Proviamo ad andare, ragazzi, non lo so, Vai, vai, è partito, ragazzi, è partito. Probabilmente è un bug. Mamma mia, enorme questo, ragazzi, enorme, grandissimo. Questa è una bestia, Dai che forse siamo ripartiti, ragazzi, è il bello della diretta, gioco nuovo,
Datemi un po' di tempo, ragazzi, poi in inglese, capirai, ancora più difficile, però dai, pian pianino. Allora, qua in teoria ci dovrebbe essere un'altra salute, ci dovrebbe essere un'altra fermata, vediamo un po'. Sì, mettiamo freccia piano piano, però non vedo nessuno, almeno che non devono scendere, vediamo un po' se scende qualcuno. Ok, allora proviamo a aprire, vediamo se scende qualcuno. No, proprio non. Ok, perfetto, niente, come non detto. Ok, vediamo un po' sulla visuale, ragazzi, così riusciamo a vedere. Dai che siamo ripartiti. What do you think about heading to the beach tomorrow? I'm off of work at 4 o'clock. That sounds like a nice idea. Ecco qua, qua c'è un intoppo. Still fit into my swimsuit. Io voglio vederlo un po' da fuori sto bus, ragazzi, vediamo un po'. Mamma mia, guardate qua, ragazzi, da fuori. Guardate da fuori che bestia. Mamma mia, ragazzi. Ok, ci fermiamo qua, mettiamo freccia. Eccoci qua, pian pianino. Buona, fermati. Apriamo, questa deve scendere. Questa è già pronta per scendere. Via. Chissà quanta gente ha pagato il biglietto, ragazzi. Questi li becco tutti. Allora, questo vuole il biglietto. Dunque, allora, sì, dei. Ok, quantità 1, via, scendi. Thank you. Prego. I need a ticket. That's my stop. Allora, questo anche lui, dei. Senor. Quantità 1 a posto. Ti do un po' di resto. E 60 ti devo dare, ok. Ok, vai. I need to purchase several tickets. Questo ne vuole 2 addirittura. Allora, week. Weekend. Ok, 2. Perfetto, penso di aver finito, ragazzi. Allora chiudiamo la porta. Ok, andiamo a facciamo un controllo adesso, ragazzi, vediamo se becchiamo qualcuno. No, questo ce l'ha. Where is it? Ah, here you go. Vediamo la Shura. La Shura onesta. Tu col cellulare? Ok. Tu indifferente? No, ce l'hai anche tu. Qua non c'è nessuno. Perfetto, ragazzi, tutto in ordine. Possiamo andare. Ok, ci mettiamo la nostra freccia e usciamo. Piano, piano. C'è qualcuno che si sta ingoiando qualcosa? E mi hanno già fatto una chiamata? Ok. Ci dovrebbe essere un'altra fermata qua. Vediamo un po', sì. Ci fermiamo di nuovo. Ok, eccoci qua. Perfetto, fermati qui. Proviamo a aprire tutti e due le porte, ragazzi, vediamo che succede. O scendono tutti qua, vediamo un po', magari scendono tutti. Non sale nessuno. Ah no. Ah, ok. Allora, questa vuole il biglietto, facciamo day regolare, quantità 1 è a posto. Allora, devo tornare indietro qua. Thank you. A te.
Posto? Posso chiudere? Però io dietro non ho visto chi è salito, ragazzi. Andiamo a vedere un attimo, va? What? Oh, here you go. A posto. Here's the ticket. A posto. Hold on. Here. What? Questo mi sa che l'abbiamo già fatto. You... Perfetto, possiamo andare, ragazzi. Tutti onesti, questo giro siamo andati bene, dai. Ok. Andiamo ancora dritti. Pullman nuovo, ragazzi, appena acquistato. Questo è un pullman nuovo. Poi andremo a colorarli perché li puoi anche verniciare. C'è lo snodato con rimorchio. Ce n'è, ragazzi, ce n'è. Siamo appena all'inizio adesso. Allora, qui vediamo un po', sempre dritto, c'è un'altra fermata. Nella mappa mi dà un'altra fermata, vediamo un po'. Magari li fa scendere, non è detto. Piano. Eccoci qua, vediamo un po' se scende qualcuno. Thanks for being so punctual. Mi sa che scendono tutti, ragazzi. Infatti lo devo portare al garage. Ok, dai, richiudiamo. Perfetto, ci siamo. Andiamo a portarlo in deposito. Ok, adesso dobbiamo girare qua. Mamma, questo è lunghissimo. Figurati. Sì, un attimo, che questo è bello lungo, vuole spazio, eh. Allora, posso andare? Vai, allargati, 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 gira, 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 così, perfetto. Alla grande. Dai, lo portiamo in deposito e per oggi penso che possa bastare, ragazzi. Allora, devo girare qua adesso. Mi devo allargare anche qua un attimo, Vai, vai, vai che ci passi, vai che ci passi. Perfetto. Ok. Comunque si sente la differenza tra questo e l'altro, Non riesco a capire cosa è successo prima, ragazzi. Non vorrei che sia qualche bug, qualcosa, non lo so. Non ne ho idea cosa è successo prima. Allora, qua abbiamo un dosso. Andiamo piano. Può essere grosso. Può essere che sia stato un bug. Perché vedi che adesso alla fine funziona. Però capita, è il bello della diretta. Succedono anche queste cose. Ci sta, dai, ci sta. Ui. No, è questo? No, non ci credo. Ma l'hai visto? No, veramente. Il traffico è sempre il problema dei giochi, di qualsiasi gioco. Ma roba da matti, raga. Vabbè, niente, andiamo in deposito. Allora, pian pianino. Questo è grosso, lo devo portare dentro, ragazzi. Mamma mia. Speriamo di passare belli tranquilli. Qui ci passo a pelo. Ok, dai. Allora, vediamo se riesco a spegnerlo. Prima non riusciva a accendere, adesso vediamo se riesco a spegnerlo. Perfetto. Spento subito, ragazzi. Allora, apriamo una porta perché io devo scendere. Così andiamo a riscuotere. Via, posso scendere? Ok. Perfetto, missione completata, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Cazzarola, 20.485.48, ragazzi, tanti soldini.
Tanti soldini. Va bene, ragazzi, dai, io la chiudo qua. Spero che il gioco vi piaccia. È andata un po' così così, perché insomma io non lo conosco, mi dispiace. Però dai, ci può stare. Nella diretta succedono anche queste cose qua. Il gioco magari c'ha qualche bug, un po' come Truck Driver, un po' come Farming Dynasty. Ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Vi ringrazio di cuore che siete passati. Ciao Grosso, ciao Parzival. Un ringraziamento a tutti. Anche a me, ragazzi, mi fa piacere vedervi tutti quanti quando venite a trovarmi, veramente, veramente, mi fa veramente piacere. Ciao Parzival, anche a te, grande, grandissimo, numero uno. Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie ancora di cuore. Ok. Ciao Save, ci vediamo, poi ci mettiamo d'accordo per fare la live su Farming 19, d'accordo? Ci sentiamo in Telegram. Ok? Ciao, buonanotte ragazzi. Allora.